intervengo subito perché poi noi dovremmo partire dovendo rientrare nelle Marche. Volevamo dire che è stato veramente un incontro importante perché ha segnato un passaggio che potrebbe diventare epocale per quello che è il Movimento Civico. Nel tavolo a cui abbiamo partecipato ai lavori sono uscite fuori delle cose molto importanti relative alla possibilità e alle modalità di strutturare questo contenitore che potrebbe dar vita appunto a una forza civica nazionale. Io vorrei invitare Rete dei Cittadini, che è stata sicuramente la forza che ha messo in moto questo processo, a porre molta attenzione, perché questo contenitore che andremo a costruire non venga etichettato o identificato già dalla nascita come diciamo appartenente a qualche simbolo esistente, perché questo per esperienza so già che potrebbe precludere magari l'adesione di altre forze. Vorrei invitare tutti a mantenere la più vasta apertura, perché anche la presenza di Giulietto Chiesa, le cose che ha detto oggi, prima qui e poi là al tavolo, dimostrano che anche chi insegue un modello di partito potrebbe far parte di un'alternativa di questo genere. In che maniera? Una delle domande è stata: ma qual è il partito buono e qual è il partito cattivo? È ovvio che il partito buono è quello che accetta certe modalità, cioè evidentemente nessuno dei partiti che noi combattiamo entrerebbe mai in un progetto di questo genere, perché andrebbe contro la sua stessa natura. Grazie, speriamo di rivederci presto. Grazie.